Bentrovati anche oggi in diretta per parlare insieme al nostro Daniele Basta, che vado subito a salutare, il nostro nutrizionista, per dare qualche consiglio per quanto riguarda l'alimentazione, anche perché veniamo da questo periodo post Pasqua, magari c'è stato qualche giorno di eccessi a tavola e poi ci si prepara anche all'estate. Siamo in un periodo ancora di festività, insomma, ancora si continua a mangiare in maniera diversa da solito. Sì, diciamo che il concentrato di festività è passato, diciamo. Però la corretta alimentazione deve essere comunque, come dico sempre, uno stile di vita, quindi deve essere qualcosa di continuativo. Ovviamente gli eccessi di queste festività ci stanno, perché comunque fanno parte delle nostre tradizioni, non dovrebbero essere messe da parte anche con dei piatti tipici della nostra regione, però ovviamente poi successivamente bisogna riprendere l'alimentazione di sempre, la corretta alimentazione di sempre. Fare digiuni no, però, per smaltire le pastiere, le uova di Pasqua. Cioè no, perché digiunare alla fine, anche saltando i pasti o diciamo approcciando in maniera anarchica all'alimentazione, eliminando interi gruppi alimentari come pasta, pane oppure i latticini, in questo caso si creano scompensi a livello metabolico. Ovviamente quello che andrà perso non sarà la massa grassa, che comunque rimane invariata, ma saranno liquidi e anche della massa muscolare. A lungo andare quello che si rischia è proprio anche il rallentamento del metabolismo basale, proprio associato alla perdita di massa muscolare, quindi attenzione come sempre nell'approcciare all'alimentazione fai da te a questi regimi alimentari improvvisati. Anche drastici, perché allora se uno sta a digiuno magari salta due pasti per recuperare un po' gli eccessi delle festività appena trascorse, non dimagrisce, anzi fa solo del male all'organismo. Sì, può anche dimagrire apparentemente nel breve, perché appunto il dimagrimento consiste più che altro nella perdita di liquidi associato nel breve periodo di tempo, però la massa grassa, che è quella, ripeto, che è metabolicamente dannosa, noi stiamo parlando del grasso viscerale, che non è solamente un fattore estetico, quindi la pancetta, no, non stiamo parlando soltanto della pancia, noi stiamo parlando di un fattore metabolico che purtroppo aumenta il rischio delle patologie croniche di oggi, quindi diabete, di ipertensione, di cardiopatie, quindi attenzione quando parliamo di massa grassa, perché la perdita di peso nel breve è associata più che altro a liquidi e a massa muscolare, la massa grassa rimane invariata e comunque è quella che è necessario ridurre in maniera importante, soprattutto quando è in eccesso. Certo, non esistono alimenti, bevande miracolose, no? Come spesso si digitando su internet, ogni tanto ci sono le mode, no? del momento, le diete, gli alimenti che promettono di far perdere quei chili in un soffio. Non è assolutamente, non bisogna andare dietro a queste mode, però ci sono degli alimenti che possono aiutare, no? Esatto, esatto. Oggi diamo qualche consiglio. Sì, assolutamente. Parliamo ad esempio della barbabietola rossa, che insomma può essere un valido alleato, chiaramente non risolve i problemi, però può aiutare, no? Sì, questo nel caso ovviamente dell'ipertensione, perché quando noi parliamo di barbabietola rossa, noi parliamo di uno degli alimenti con più elevato contenuto di nitrati all'interno, ed è stato visto come questi nitrati siano fondamentali nell'aumentare la biodisponibilità di ossido nitrico nell'organismo. L'ossido nitrico è un grande composto vasodilatatore, porta i vasi ad allargarsi, e la barbabietola rossa appunto ha un contenuto elevatissimo di questi precursori dell'ossido nitrico, i nitrati, per cui può essere, non a caso ci sono studi, per esempio questo del 2008 che è stato pubblicato su Hypertension, che ha sottolineato come addirittura il consumo di 500 ml di succo di barbabietola rossa, perché succo aumenta anche la biodisponibilità dei nitrati all'interno, fosse associato a una riduzione significativa della pressione ematica in soggetti ipertesi, quindi noi parliamo di soggetti con ipertensione che hanno comunque consumato il succo e barbabietola rossa, e
ne è conseguita una riduzione della pressione sistolica e diastolica, quindi sono cose abbastanza importanti, con del semplice succo di barbabietola rossa. Questo ripeto perché ci sono i nitrati all'interno che vanno a aumentare la biodisponibilità di ossido nitrico, che è associato a vasodilatazione nell'organismo, e tutto ciò può essere un'arma in più, diciamo, per contrastare e prevenire l'ipertensione, che è una delle patologie croniche più diffuse oggi. È una curiosità che i nitrati che vengono introdotti con la barbabietola rossa, ovviamente non solo, ci sono tante le fonti di nitrati, sicuramente la barbabietola rossa è una delle migliori, vengono ridotti in nitriti, quindi si trasformano in nitriti già a livello del cavo orale per la flora batterica commensale che si trova proprio in bocca. Per cui poi i nitriti vengono ridotti ad ossido nitrico già a partire a livello in ambiente gastrico, nello stomaco, per poi essere assorbiti a livello intestinale. E pensate che questa riduzione nel cavo orale è proprio importantissima, tant'è che alcuni studi dimostrano come si riduce la biodisponibilità di ossido nitrico in seguito all'utilizzo di dentifricio, perché il dentifricio con clorexidina va ad uccidere questi batteri che si trovano nel cavo orale, che sono comunque responsabili della riduzione da nitrati a nitriti per poi diventare ossido nitrico. Quindi magari se si vuole approfittare dell'efficacia dei nitrati presenti nel succo di barbabietola rossa o nella barbabietola rossa di per sé, è meglio magari aspettare prima di lavarsi i denti. Quindi aspettare un pochino, quindi non andare subito a lavare i denti. Esatto. Nel caso dell'ipertensione il sale può essere insomma un nemico? Diciamo che è il maggiore nemico. Questo è stato sottolineato in tantissimi studi e ci sono tantissime evidenze al riguardo. Non a caso, quando ovviamente viene diagnosticata ipertensione, la prima cosa che si dice al paziente è ridurre drasticamente l'utilizzo di sale. Oggi un italiano mediamente consuma sui 10 grammi di sale, introducendo 4 grammi di sodio al giorno. Il limite massimo dovrebbe essere di 5 grammi di sale. Quindi il doppio circa di quello che comunque è raccomandato. Nella conferenza internazionale dell'American College of Cardiology è stato visto addirittura come è in aumento l'utilizzo del sale anche nei soggetti ipertesi. E in questo studio che hanno proprio fatto vedere in questa conferenza internazionale è stato riportato proprio, è un dato abbastanza rilevante, perché una persona, è stato visto come una persona tende comunque a ridurre in maniera significativa l'apporto di sale soltanto, no, nemmeno quando gli viene diagnosticata una potenziale ipertensione, ma soltanto quando avviene un evento cardiovascolare, quindi ischemia o ictus, allora lì viene ridotto l'apporto di sale. Quindi in quel caso, cioè, la parola prevenzione ancora stenta ad entrare nella mentalità di moltissimi. È difficile poi abituarsi a mangiare con meno sale, è anche questo. Ma il fatto è che noi non parliamo solamente di sale, il cloruro di sodio che utilizziamo. Nella pasta, insomma. Esatto, ci sono tantissime fonti di sale mascherato che molte volte non vengono prese proprio in considerazione, che sono ad esempio le merendine, sono gli alimenti processati, sono quando si ha fretta, si va al supermercato, c'è la minestra pronta, 5 minuti, lì è piena di sodio glutammato, è una fonte di sale, non si chiama cloruro di sodio, si chiama sodio glutammato. Questo comunque è una fonte incredibile, si ritrova negli alimenti, nella carne processata, quindi nei salumi. Pensate a quanti mangiano salumi ogni giorno, giornalmente, e nel contempo poi ovviamente mangiano anche i formaggi, che sono un'ulteriore fonte di sale, e ovviamente poi lo aggiungono anche alle pietanze, quindi il sodio che entra in circolo è elevatissimo, e molto spesso non si tiene conto del sale mascherato, che è una fonte incredibile. E inoltre ci sono studi che hanno proprio messo in evidenza come l'eccessivo introito di sodio possa essere associato anche a un aumentato rischio di patologie autoimmuni. E per patologie autoimmuni si intende la celiachia, si intende la tiroidite di Hashimoto, si intende il diabete di tipo 1, si intende la sclerosi multipla.
Questo perché? Perché il sodio va a attivare, proprio quando è in eccesso, e diciamo che la Western Diet, la tipica alimentazione occidentale, è ricchissima di sodio. Come ho detto in precedenza, un italiano mangia mediamente il doppio del sale rispetto alle quantità raccomandate. E quindi che succede? Che il sodio, quando è in eccesso, porta a un'iperattivazione di alcune cellule del nostro sistema immunitario, che si chiamano cellule T-helper. Queste cellule T-helper vanno comunque ad aumentare la probabilità di eventi autoimmuni quando sono iperattivate. Appunto, l'eccesso di sale porta a un'iperattivazione di queste, poi non vado nei meccanismi molecolari, certo, però può portare a un'iperattivazione di queste cellule T, aumentando il rischio e la probabilità di eventi autoimmuni. Quindi sicuramente ridurre il sale è importantissimo anche da questo punto di vista ed è molto sottovalutato. E il sale non fa bene neanche alla ritenzione idrica, è vero? Certo. Alla cellulite, insomma, adesso ci si prepara all'estate, ci si scopre un po' di più, però insomma, anche il sale può influire. Influisce, l'introduzione di sale influisce veramente, cioè, tantissimo, è un fattore determinante. E comunque bisogna pensare alla ritenzione idrica non solo come fattore estetico. Sempre in questi casi è sempre meglio confrontarsi col proprio medico di famiglia, perché una ritenzione idrica può essere associata comunque a una cardiopatia, a diciamo, problematiche di circolazione, può essere associata anche a nefropatie, quindi è sempre bene prima parlarne col medico. Poi per quanto riguarda l'alimentazione, ovvio che ci sono diciamo, delle regole da seguire che possono aiutare a contrastare, a prevenire più che altro questa condizione. Sicuramente ecco, un'introduzione minore di sale, che ripeto non è solamente quello da cucina, ma è attraverso i salumi e i formaggi. Ma lo dice tra poco un po' quali sono gli accorgimenti, perché intanto abbiamo una telefonata. C'è la telefonata? Pronto? Pronto? C'è la telefonata, Enzo? Pronto? Allora, ripristiniamo la telefonata intanto, abbiamo un po' di problemi. È caduta, vabbè. Allora, vediamo come si... continuiamo a parlare, insomma, degli accorgimenti. Quindi, dicevo, il sale sicuramente va tagliato in maniera drastica. Non solo il sale da cucina, ma quello che si riscontra all'interno della carne processata, quindi salumi, ma anche dei formaggi. Dopodiché è importante anche bere molta acqua, perché l'introduzione di acqua favorisce quindi anche il drenaggio diciamo, di questo fluido intrappolato nei tessuti interstiziali, tipico di questa condizione. E magari è consigliabile bere delle acque iposodiche, anche per ridurre ancora di più l'introduzione di sodio. Quant'acqua al giorno è consigliabile bere? C'è chi dice 2 litri al giorno, chi addirittura di più? Beh, in realtà anche l'introduzione di acqua, ecco, secondo le raccomandazioni internazionali, 1,6 litri per le donne, 1,8 litri per l'uomo, però il tutto è a livello individuale, nel senso che bisogna bere anche non in maniera forzata, bisogna comunque mantenere ben idratato l'organismo senza che ci sia disidratazione, e ci sono tanti modi per sentire e per provare se si sia realmente in uno stato di disidratazione, a partire dal senso di sete. Non bisogna mai aspettare il senso di sete, perché il senso di sete già avviene a livello ipotalamico una volta che l'organismo ha già necessità di acqua. Quindi una regola basilare che, diciamo, potrebbe essere tenuta in considerazione è quella di non arrivare mai al senso di sete, perché si è già in una condizione di potenziale disidratazione. Altra cosa può essere per sentirsi disidratati, ecco, per avvertire la disidratazione sicuramente la concentrazione delle urine. Andando ecco, a urinare, il colore e anche la quantità di urine può essere un indicatore dello stato di disidratazione dell'organismo. Quando sono magari più concentrate e con un odore abbastanza caratteristico, allora potenzialmente si è in presenza di una
disidratazione, mentre quando sono più chiare e comunque senza odore, in quel caso magari l'organismo è ben idratato. Però ecco, è necessario comunque introdurre dell'acqua per iposodica, possibilmente per combattere lo stato di ritenzione idrica. Quindi ci sono anche degli alimenti che possono aiutare nel caso di ritenzione idrica? Dalla natura ci può venire un valido aiuto, no? Sì, esistono degli alimenti che contengono composti bioattivi dalle proprietà drenanti. Ad esempio, ecco... Forse abbiamo la telefonata, vediamo se questa volta ci riusciamo. Pronto? 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 Abbiamo un po' di linee sovraccariche oggi, quindi c'è un po' questo problema, ma il nostro bravo Enzo Leonetti in regia sta cercando di risolvere la situazione. Enzo, abbiamo la telefonata? Allora, andiamo avanti, continuiamo con gli alimenti, insomma, che possono venirci in aiuto per... Ci sono tanti alimenti, dunque il primo che mi viene in mente è sicuramente quello di, in questa stagione, gli asparagi. Gli asparagi, ecco, sono un alimento che può aiutare a contrastare la presenza di ritenzione idrica grazie al contenuto non solo di antiossidanti come la rutina e la quercetina che si trovano all'interno di questo alimento vegetale, ma soprattutto grazie alla presenza di un aminoacido, asparagina, viene chiamato, non a caso si trova all'interno degli asparagi, con una importante proprietà, diuretico, ha un'azione diuretica e questo può essere d'aiuto sicuramente in una condizione di ritenzione idrica. Altri alimenti sono sicuramente ad esempio l'ananas contenendo la bromelina, che ricordo una curiosità, la bromelina è importante non solo perché favorisce la digestione delle proteine, ma è un potente anche antinfiammatorio. Sull'ananas ci fermiamo perché adesso ce l'abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Eccoci, ci siamo riusciti, sì, benvenuto, intanto da dove ci chiama? Io mi chiamo Rottura Francesco da Catanzaro. Benvenuto intanto, prego. Io vorrei fare una domanda al nutrizionista. Sì, intanto se ci fa la cortesia di ascoltarci attraverso la cornetta e abbassa un po' il volume del televisore, sì, perché altrimenti sentiamo la solita eco che non ci fa ben capire quello che ci dice. Io l'abbasso. Grazie, grazie. Intanto può fare la domanda al dottor Basta. Sì. Buongiorno, senta, sono il signor Rottura, sono un anziano di 72 anni. Siccome sono sopra di ipertensione e sono in sovrappeso, ho fatto delle diete, però, siccome purtroppo sono invalido, sono su una carrozzella, avevo cominciato ad aver perso 8 kg. Però camminavo un po' con le stampelle, poi purtroppo per la malattia non posso camminare più e quindi da 82 ho preso 4 kg. Cioè, che dieta posso fare? Il nutrizionista, mi può fare una dieta specifica, dato che non mi posso muovere, quindi non cammino per niente. Certo, in questi casi ovviamente quando c'è invalidità ci sono anche comunque dei fattori che vanno a influenzare il tasso metabolico basale. Ovviamente il tutto è rappresentato da un approccio, come dico sempre, personalizzato. In questo caso ci sono non solo i dati clinici dell'eventuale condizione patologica, come appunto l'ipertensione, ma c'è anche un'evidenza di sovrappeso e addirittura l'invalidità, per cui bisogna approcciare in maniera del tutto personalizzata, non è diciamo con le diete prestampate oppure degli approcci improvvisati. Chiedo scusa, me l'ha fatto il dietologo, però non va questa dieta. Non va bene quella dieta che le ha dato il dietologo. Sì, perché prima camminavo un pochino, adesso non riesco a camminare per niente. Perché c'era, diciamo, prima per c'era questo, movimento. Bisogna sì, tener conto di tutti questi fattori, per cui, ovviamente, ripeto, in uno stato di invalidità il tutto
questo stato va a ricadere sul, va a influenzare il tasso metabolico basale e anche la spesa energetica giornaliera, che non sarà, diciamo, come quando si cammina o quando si possono svolgere delle attività, per cui tutto deve essere personalizzato e deve essere individualizzato. Quindi va rivista la dieta che è stata... Sì. Ma il nutrizionista mi può fare la dieta, deve andare dal dietologo. Dietologo o nutrizionista, chiede il nostro telespettatore. Allora, sono due aspetti differenti, perché il nutrizionista, sì, sicuramente il piano alimentare può essere redatto da entrambe le figure professionali, il dietologo però ha la, può prescrivere eventualmente farmaci. E quindi questa è la differenza. Per quanto riguarda il piano alimentare, il piano alimentare assolutamente può essere redotto da entrambe le figure professionali. Però deve essere fatto su misura per lei, chiaramente. Sì. Esatto, cioè, devono anche essere prese delle misurazioni specifiche, in quanto, ecco, ripeto, l'approccio individualizzato in questi casi è che poi io non parlerei solo dal punto di vista nutrizionale, bisogna che ci sia un approccio multidisciplinare, deve esserci anche il fisioterapista, deve esserci anche ovviamente il medico, che devono collaborare in modo da avere gli effetti migliori sulla terapia poi completa. Lei parlava di misurazioni che vanno fatte, vogliamo chiarire questo aspetto, perché non è che uno guarda il paziente e dice vabbè, in base al peso, all'altezza, hai bisogno di questa dieta. Vanno fatte delle misurazioni. Esatto. In che cosa consistono? Così lo spieghiamo per bene anche a chi ci ha allora, ecco, per esempio, sicuramente una misurazione che può essere, cioè, è importantissima, è quella della bioimpedenziometria. Ovviamente rilevando i parametri di massa muscolare, di massa grassa e di liquidi extracellulari e intracellulari, si può avere un'idea anche dell'entità dell'eccesso di massa grassa e comunque può essere anche eseguita ci sono poche restrizioni fondamentalmente. È importante perché si va a quantificare l'eccesso di massa grassa e quindi poi anche intervenire in maniera individualizzata andando a calcolare, a seconda della massa muscolare, il metabolismo basale. Quindi è fondamentale per una perdita di peso, un dimagrimento. E abbiamo dato un po' di indicazioni, non so se ha bisogno di sapere altro. Sì, ma volevo dire, se io vado dal nutrizionista, me le fa queste cose? Certo. Sì, certo. Ho capito. Certo. La ringrazio. Cioè non è soltanto la dieta che viene prestampata? No. Sì, sì, assolutamente. No, voglio dire questo, perché dico questo, no. Se prima facciamo un po' di movimento, secondo me quelle calorie per me sono troppe. È probabile che non vadano più bene. E quindi se vado, mi fa tutto questo esame che mi ha detto il signore. Ma non sono delle cose eccezionali, cioè si fa... Sì, ormai la bioimpedenziometria è abbastanza diffusa ed è una tecnica... Ogni nutrizionista ha... Sì, certo, oggi sì. Chiedo scusa, posso andare benissimo dal nutrizionista, no? Certo, esatto. Certo, no, chiaramente. La ringrazio. Va bene, grazie. E quindi lei dice, poi mi fa pure la dieta, no? Certo. La certo, ringrazio, certo. Arrivederci. Certo. Grazie a lei, noi dobbiamo dare la linea alla regia per pochi secondi, ma continueremo a parlare di tanti argomenti che oggi sono in scaletta, ce l'avamo fermati sui benefici dell'ananas, ne parleremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare insieme al nostro nutrizionista, il dottor Daniele Basta. Prima abbiamo detto che la dieta, o meglio il piano alimentare, perché è meglio non utilizzare questa parola dieta, perché già insomma... È terrorista come termine. Infatti come non va bene. Un piano alimentare che deve essere assolutamente personalizzato, quindi quelli prestampati non vanno bene. No, assolutamente. Anche perché, poi ripeto, la dieta, ecco, si tende a dare un significato limitativo al tutto, ovvero va a fare la dieta da tot a tot dopo
che significa riprendo a mangiare come prima. Inizio la dieta lunedì. Inizio la dieta lunedì fino a un periodo magari determinato, però non è così, nel senso l'approccio migliore è quello proprio del cambiamento delle proprie abitudini alimentari, nel cambiamento del proprio stile di vita, proprio nell'acquisire la consapevolezza alimentare, nel senso in modo da prevenire anche un riacquisto di peso in futuro. E questo proprio è quello che comunque io dico sempre anche ai pazienti che vengono. Cioè, noi iniziamo un percorso, ma la perdita di peso è soltanto un effetto collaterale, benefico, perché quello che noi stiamo andando a imparare è comunque un'alimentazione equilibrata, un'alimentazione personalizzata, in modo che comunque in futuro riusciamo anche a prevenire e a regolarci anche su come mangiare. Questo è il vero successo per me di un piano alimentare. Anche perché anche le persone in sovrappeso, magari che mangiano tantissimo, possono essere malnutrite. Sembra quasi un paradosso, esatto. No? Cioè una persona che mangia tantissimo ha diversi chili. È vero, assolutamente. È vero, oggi parliamo infatti di malnutrizione nella nostra società, ma anche, cioè non è una malnutrizione dovuta a un deficit energetico, è una malnutrizione dovuta a un deficit di micronutrienti, perché tutti gli alimenti, la maggior parte degli alimenti che vengono consumati sono alimenti ad elevata densità energetica, cibo processato, merendine, patatine, prodotti da forno, cornetti, creme spalmabili, sono tutti alimenti ad elevata densità energetica e con un contenuto quasi irrisorio di micronutrienti, di vitamine, di minerali. Molte volte la verdura non viene consumata abbastanza e quindi diciamo, si può parlare anche di malnutrizione in questo caso. Quindi non sono soltanto quei bambini che vediamo in Africa, la malnutrizione non è solo questa, c'è anche questa malnutrizione dei tempi moderni ed è dannosissima per la salute, perché questo poi è l'obiettivo, essere in salute. A lungo andare poi gli effetti negativi si hanno sulla propria salute. Molte volte non si riesce a raggiungere ad esempio la quantità raccomandata di magnesio, quando invece basterebbe mangiare della verdura, un po' di frutta secca, che aiuta molto a integrare questo minerale importante nella nostra alimentazione. Il potassio, molti pensano al potassio, ma tanto mangio le banane, trovo lì il potassio, ma non è che la banana è l'unica fonte di potassio, esistono tantissime fonti di potassio, come ad esempio gli spinaci, ad esempio la zucca, i pomodori, l'arance, sono alimenti ad alto contenuto, e molti invece, come appunto evidenziano dei lavori scientifici, sono in deficit di questo micronutriente. Quindi bisogna fare attenzione, non so se abbiamo, sì, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Salve, da dove ci chiama? Io non vorrei sentire la voce, siccome sto chiamando da Girifalco. Da Girifalco, allora se lei abbassa un po' il volume del televisore e ci ascolta attraverso la cornetta del telefono, solita raccomandazione che faccio, altrimenti non riusciamo a sentire. Intanto benvenuta, da Girifalco la domanda al dottore Basta. C'è ancora il volume alto. Sì, mi sento. Signora. Va bene. Allora. Allora, io vorrei parlare solamente con il dottore, senza che si senta per linea. Va bene. Guardi, sì. Lei è in diretta in questo momento, eh? No, non vorrei. Ah, non vuole entrare in diretta? Allora no, signora, perché in questo momento è in diretta nei nostri studi. Va bene, io c'è un problema che vorrei un po' dimagrire, diciamo, e c'è un po' di peso in più. Sì. Di più riguarda mio figlio, diciamo, che è un peso eccessivo. Signora, lei vuole parlare in privato col dottore Basta? Perché in questo momento lei è in diretta. Allora facciamo così, se chiama dopo la trasmissione, le diamo il numero del dottore Basta. Quindi è bene che io la avvisi, perché in questo momento è entrata in diretta. Quindi dopo, se vuole parlare direttamente in privato, va benissimo. Io la ringrazio intanto per aver telefonato. Il numero. Allora, in diretta non lo diamo dopo la trasmissione, va bene signora? Va bene, ma devo richiamare? Sì, se richiama le diamo, oppure può lasciare il suo numero al collega lì al centralino, la richiameremo noi, va bene? Il numero al collega. Va bene.
Grazie. La ringrazio. Noi rispettiamo chiaramente la privacy, nel problema che si vuole dimagrire, però chiaramente sono... Assolutamente. Sono, come dicevamo, sono dei piani personalizzati, quindi insomma decide di parlare in privato con lei. Intanto torniamo all'ananas, perché avevamo lasciato in sospeso il nostro ananas per quanto riguarda la ritenzione idrica, cioè questi alimenti che possono aiutarci. Sì, è importante in quanto il contenuto di bromelina. Questo composto che si trova, è un composto bioattivo che si trova all'interno dell'ananas, ha delle proprietà antinfiammatorie, è importante anche favorire la digestione delle proteine, anche può essere d'aiuto nel contrastare la ritenzione idrica, perché proprio per questa sua attività proteolitica, nel senso che va a rompere i legami peptidici all'interno delle proteine, può aiutare a drenare i fluidi dal tessuto interstiziale a livello appunto ematico, aiutando a contrastare una potenziale ritenzione idrica. Curiosamente il contenuto maggiore di bromelina si trova nella parte dell'ananas che è più scartata dai consumatori, ovvero il midollo centrale. Molto spesso si prende l'ananas, si scarta la parte centrale. Ma è quello più duro però. È quello più duro, esatto, però è quello che contiene... più bromelina, nel senso è a elevato contenuto di bromelina rispetto alla parte esterna. Quindi diciamo, è quello che fa, per chi non ha ovviamente problemi di masticazione o di deglutizione, in quel caso magari preferire anche la parte centrale ha anche un suo perché. Magari si potrebbe fare un frullato, un estratto, potrebbe essere d'aiuto. Sì, in questo caso potrebbe essere d'aiuto, perché magari facendo un estratto aumenterebbe la biodisponibilità di questo composto, sicuramente, però nel contempo aumenterebbero anche gli zuccheri. Quindi attenzione. Però c'è qualche accorgimento, no? Perché magari mangiare delle mandorle... Esatto, sì, in tutto ciò magari aumentare... ho visto che... mangiare delle mandorle sicuramente favorisce un rallentamento dell'entrata degli zuccheri in circolo e può ridurre l'indice glicemico poi dell'estratto, quindi magari abbinare delle mandorle da masticare, non tritate, perché altrimenti è proprio la masticazione di per sé che favorisce anche tutto ciò. E quindi questo può essere d'aiuto. Come può essere d'aiuto la cannella, parlando sempre di picchi glicemici, no? Perché io l'ho appreso da lei, insomma, la cannella nel caffè, insomma, dopo aver consumato il pasto, può aiutare ad evitare i picchi glicemici. Certo, è uno dei più potenti alimenti con proprietà ipoglicemizzanti, la cannella. È stato visto proprio come l'introduzione di... ci sono studi effettuati su pazienti diabetici dove è stato visto proprio l'introduzione giornaliera di cannella andava proprio a ridurre l'indice glicemico proprio del pasto totale. Quindi è importantissimo anche quindi nello smussare la glicemia postprandiale, e anche si è visto migliorando la sensibilità insulinica. Quindi è importante per chi ha una condizione di insulino resistenza, può essere d'aiuto, quindi aggiungerla nelle tisane, nel caffè, come gli americani usano il cinnamon coffee, no? Il caffè alla cannella è famosissimo lì. Noi diciamo si potrebbe anche utilizzare questa spezia nelle pietanze e anche nelle bevande. Un altro alimento con queste proprietà ipoglicemizzanti che è molto, diciamo, non è molto conosciuto, però molti lo utilizzano ugualmente, è l'aceto di mele. Sì. L'aceto di mele ha delle importantissime proprietà ipoglicemizzanti, è stato visto proprio come aggiungerne anche sui 30 ml in un pasto, anche nell'insalata stessa, insieme anche ad un primo, vada proprio a ridurre l'impatto glicemico. Quindi fungendo davvero proprio ipoglicemizzante. Quindi sono dei piccoli accorgimenti, no? Che ci possono far star bene. Quindi... Esatto, sono piccoli accorgimenti che però devono essere, ripeto, sempre contestualizzati in un regime alimentare adeguato, perché se noi ovviamente mangiamo in maniera sconsiderata, pur utilizzando cannella o facendo dolci ipercalorici con
con grassi e zuccheri alle stelle, ovviamente noi utilizziamo la cannella, non è che abbia molto senso in questo. Non succede questo, nulla. Ovviamente, sì, ovviamente, però in un regime alimentare controllato ed equilibrato possono fare la differenza. Quindi sull'aceto di mele addirittura sono state fatte delle compresse, cioè le solite, diciamo, pillole, medicine miracolose, no? Si sfruttano le compresse di aceto di mele, di tè verde, di caffè verde. Sicuramente gli studi sono stati effettuati sull'aceto di mele di per sé, quello tradizionale, che ecco, sugli estratti e su queste capsule ancora non c'è molta evidenza scientifica, anzi ci sono studi addirittura che evidenziano come molte volte questi supplementi di vitamini, cioè di antiossidanti, possano avere anche effetti non tanto positivi. Infatti ecco, la comunità scientifica si scaglia contro l'utilizzo indiscriminato di questi integratori alimentari, che devono essere comunque sempre consigliati da utente esperto, nel senso da professionisti esperti. L'utilizzo sconsiderato infatti di supplementi vitaminici o di integratori alimentari, anche quelli, ecco, questi che sono comunque, si trovano anche negli scaffali dei semplici supermercati, è stato visto che purtroppo in uno studio dello scorso anno, come nel 2015, abbiano provocato 25.000 ospedalizzazioni negli Stati Uniti per un utilizzo sconsiderato. Magari, ecco, sicuramente gli obiettivi qual erano? La perdita di peso, l'effetto energizzante, però molto spesso non si pensa agli effetti collaterali che possono avere, perché, ripeto, mentre nei farmaci ci sono studi clinici, ci sono studi in vitro, in vivo e poi sull'uomo stesso, in modo che poi l'FDA possa promuovere il farmaco e accettare il farmaco per la sicurezza e l'efficacia, tutto ciò non avviene con gli integratori alimentari. Quindi attenzione, nel senso... Possono, però, insomma, se c'è l'alimento, ad esempio il tè verde, si può fare benissimo a casa. Il tè verde, esatto. O il caffè verde, cioè si può fare la miscela di caffè verde, se è vero che fa bene. Sì, infatti il tè verde in infusione è stato visto che può avere delle ottime proprietà, tra cui anche quella drenante, per restare in tema ritenzione idrica. Di ritenzione idrica, ma ci sono alimenti anche per la famigerata cellulite, no? Che non si può chiaramente debellare solo con l'alimentazione, però con l'alimentazione si può migliorare questa infiammazione, poi tra l'altro. Sì, no? Perché sempre si tratta di uno stato infiammatorio e comunque ecco, in questi casi un'alimentazione equilibrata associata a una regolare attività fisica può aiutare a prevenire, a contrastare questa condizione. Poi, ripeto, ci sono degli alimenti, come dicevo prima, gli asparagi, l'ananas, anche ad esempio il tè verde, ma anche per esempio ce ne sono tanti, anche l'acqua e il limone stessa, no? Il limone è ricco di antiossidanti dalle proprietà drenanti. Ovviamente attenzione a quando si beve eccessivamente acqua e limone, perché tutto ciò potrebbe, soprattutto a stomaco vuoto, potrebbe favorire l'insorgenza di acidità e di reflusso gastrico. Però è stato visto comunque tra gli antiossidanti contenuti nel limone sicuramente ci sono dei composti bioattivi che possono favorire il drenaggio. Anche la cipolla può essere utile, è vero? Oppure una falsa notizia? Beh, la cipolla dal punto di vista antiossidanti è una delle migliori fonti di quercetina. Soprattutto io mi rifaccio alla cipolla di Tropea, che molti sottovalutano. Del territorio, insomma. E che è la migliore, cioè dalla comunità scientifica è ritenuta una delle migliori fonti di quercetina, che è un antiossidante, antinfiammatorio, antitumorale, è stato visto, ha delle proprietà incredibili questo composto. Quante tonnellate di cipolla rossa ogni anno vengono scartate dalla,
dalla Calabria. Molti forse non conoscono nemmeno che c'è queste proprietà incredibili della cipolla rossa di Tropea. È uno studio norvegese addirittura che ha fatto emergere, cioè i norvegesi hanno fatto emergere le proprietà della cipolla rossa di Tropea. E noi non le conosciamo. E molte volte noi scartiamo la cipolla rossa di Tropea. Magari. Sì, sicuramente, ecco, sono dei composti solforati all'interno che possono causare un po' di gonfiore, soprattutto per chi soffre della sindrome dell'intestino irritabile. Però ecco, cuocendo magari la cipolla, in questo caso dovrebbero diminuire gli effetti indesiderati. Però, ripeto, magari aggiunta a un'insalata di pomodori con dell'olio extravergine d'oliva aumenta ancora di più la biodisponibilità di questi antiossidanti potentissimi. Quindi al nostro territorio ci possono davvero essere degli alimenti che preziosi alleati, no? per la nostra salute, quindi non si parla soltanto del fattore estetico, quindi l'obesità visto soltanto come un fattore estetico, ma si parla di salute soprattutto. Sì, un altro che me ne viene in mente è il bergamotto. Il bergamotto, la zona del Regino è ricchissima di questo agrume e gli studi anche dell'Università della Calabria stessa, sono stati condotti proprio sul bergamotto, è stato visto che ha delle proprietà importanti dal punto di vista ipocolesterolemizzante, nel senso che può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo ematico, in quanto si è visto che dei composti bioattivi presenti all'interno del bergamotto vanno proprio a bloccare l'enzima reduttasi, idrossimetilglutaril reduttasi a livello del fegato che riguarda la sintesi del colesterolo, quindi può andare a inibire questa enzima riducendo di conseguenza i livelli di colesterolo ematico. Quindi non solo per i profumi il bergamotto, ma si può bere, chiaramente adesso ci sono anche in commercio le bevande. Ci sono aziende locali a base di bergamotto, che producono dell'ottimo succo di bergamotto naturale, senza zuccheri aggiunti anche, quindi che è la cosa migliore. È difficile un po' da bere il bergamotto perché ha un sapore un po' acre. Acre, sì. Però, sicuramente berlo anche a stomaco vuoto è da coraggiosi, però ha delle proprietà importanti, questo sicuramente. Invece non è del nostro territorio l'avocado, però è stato importato, giusto, da un po' di tempo? Sì, in Sicilia ci sono le prime coltivazioni, leggevo un po' di tempo fa di avocado in Italia, proprio sono nata in Sicilia. L'avocado che secondo studi recenti, mi riferisco a un lavoro proprio di qualche giorno fa che è stato pubblicato su Phytotherapy Research, è stato visto proprio come l'avocado può aiutare, non curare. Certo, noi parliamo sempre di aiuto. Può aiutare a contrastare la sindrome metabolica, quindi caratterizzata a livelli alti di glicemia, da ipertensione, da ipertrigliceridemia, livelli elevati di colesterolo. In tutto ciò l'avocado, proprio per la sua caratteristica e composizione, è un frutto atipico, è un frutto anomalo, è un frutto grasso. Però si tratta di grasso buono, perché tutti i grassi che sono presenti nell'avocado sono grassi monoinsaturi e possono essere utili non solo, è stato visto negli studi proprio, come possono essere utili non solo nel ridurre i livelli di colesterolo, ma anche di LDL, e in più è stato visto come possono avere un effetto ipoglicemizzante, vanno un po' come le mandorle, diciamo, vanno a rallentare l'ingresso degli zuccheri in circolo, quindi da questo punto di vista possono essere un'ottima arma per chi ovviamente soffre di diabete di tipo 2, in questo caso può essere un ottimo alimento. Magari anche, ecco, proprio per questa composizione, l'avocado può essere aggiunto alle insalate favorendo anche un miglior assorbimento degli antiossidanti e delle vitamine liposolubili. Quindi io stesso molto spesso utilizzo l'avocado nelle insalate, proprio perché è stato visto come l'avocado favorisce anche l'assorbimento di licopene della vitamina E o della vitamina A, quindi è importantissimo da questo punto di vista. Sono preziosi suggerimenti, no? Perché anche quando si va a fare la spesa bisogna
essere attenti, no? Sì, e bisogna essere attenti anche nello scegliere il momento giusto di utilizzo dell'avocado, perché è un alimento che proprio per la sua composizione nutrizionale, diciamo, si degrada molto facilmente. Non è facile scegliere il miglior momento per consumarlo. Sicuramente poi magari per preservarlo un po' dall'ossidazione, si ossida molto facilmente, magari un po' di succo di limone può essere d'aiuto proprio per la presenza di vitamina C. Mi viene in mente un altro frutto, no? Bisogna stare attenti quando lo compriamo, le banane. Generalmente noi le compriamo quelle mature, invece le banane non vanno consumate mature. Dipende, questo dipende perché ovviamente le banane mature sono quelle più zuccherine. Certo. E da questo punto di vista sicuramente creano anche un picco glicemico abbastanza elevato. Quindi le persone col diabete le banane mature dovrebbero evitare. Sono sconsigliate, assolutamente, invece sono consigliate per coloro che hanno il diabete o anche per i normopeso o per i soggetti sani, anche quelle verdi. Perché le banane verdi sono caratterizzate dalla presenza di amido resistenti, che sono dei particolari carboidrati un po' simili alla fibra, che non vengono digeriti a livello appunto gastrico, bensì arrivano a livello intestinale dove vanno a nutrire un po' la flora batterica, sono degli ottimi prebiotici. E in tutto ciò ovviamente ne consegue anche un assorbimento molto minore delle calorie che sono presenti in quella banana verde. E quindi questo può essere sicuramente d'aiuto a chi comunque ha intenzione di perdere peso, a chi vuole ridurre un po' l'indice glicemico dei pasti della propria giornata. E c'è da dire un'altra cosa però, che sicuramente se dovessi però andare a fare dell'attività fisica, nel post esercizio fisico non mi vado a mangiare una banana verde. Perché, meglio quella matura. Esatto, in quel caso la matura è importante per ripristinare le scorte di glicogeno epatico e muscolare. Allora lì la banana matura è molto più funzionale, perché altrimenti la banana verde, essendo anche più ricca di fibre e più ricca di questi amido resistenti, sarebbe poco efficace in tutto. Mi viene in mente un altro alimento, i pistacchi. Abbiamo parlato delle mandorle, no? Che possono essere un valido aiuto, ma anche i pistacchi giocano un ruolo importante, no? I pistacchi anche sono, rispetto alle mandorle, hanno anche quantità maggiori di antiossidanti e meno quantità di grassi, però stiamo parlando di grassi buoni, certo. Da questo punto di vista sono grassi poliinsaturi e monoinsaturi. Da questo punto di vista i pistacchi è stato visto come hanno delle importanti proprietà ipoglicemizzanti. In uno studio di qualche anno fa proprio è stato dimostrato come mangiare un piatto di pasta, un piatto di riso, una fetta di pane con dei pistacchi, circa 40 grammi di pistacchi, vada a ridurre del 23% la risposta glicemica del pasto completo. È una cosa sorprendente. Però noi parliamo sempre di pistacchi non salati, ecco, certo. Bisogna sempre fare attenzione a questo. Non i pistacchi salati? No, okay. Salati no, perché altrimenti va a rovinare un pochino la composizione di questo alimento. Siamo davvero in chiusura, io davvero ringrazio Daniele Basta per i preziosi consigli che anche oggi ci ha dato. Grazie. Grazie e buon lavoro. E come sempre grazie anche a voi che siete rimasti anche oggi in nostra compagnia. Alla prossima, arrivederci.